TMP è l'acronimo che indica gli Advanced Therapy Medicinal Products, le terapie avanzate, genetiche e cellulari, che offrono opportunità uniche soprattutto per le patologie che fino ad ora non avevano cura. L'Italia è in prima fila nello sviluppo clinico di queste terapie, ma è necessario che pubblico e privato collaborino in modo efficace al fine di preparare la strada per garantirne l'accesso. Unlocking Innovation, come preparare il sistema salute alla sfida delle terapie avanzate, è il titolo del dibattito che si è svolto a Roma presso il Centro Studi Americani, organizzato dall'ambasciata americana e da Vertex Pharmaceuticals. Clinici, farmaco-economisti, rappresentanti delle istituzioni si sono confrontati per riflettere sul valore delle terapie avanzate e sulle sfide all'orizzonte per il sistema sanitario nazionale, quella organizzativa, quella finanziaria e quella etica legata alle ATMP. Oggi siamo qua per questo convegno, che è un po' il primo passo, diciamo, con l'obiettivo di mettere insieme differenti stakeholders del mondo della salute, quindi persone che si occupano di salute a differenti livelli, quindi a livello medico, a livello dell'industria e anche a livello politico. Questo per far partire un dialogo tra le istituzioni per capire come sarà possibile rendere disponibili queste nuove terapie avanzate alla popolazione italiana. Vertex è particolarmente attiva in questo momento nel mondo delle terapie di gene editing, quindi la nostra è la prima terapia disponibile che utilizza la tecnologia CRISP, che è la tecnologia sviluppata da due premi Nobel, tra l'altro due donne premi Nobel, che è una terapia che viene definita in modo, diciamo, non medico ma più, diciamo, per la grande platea, come un taglia e cuci del DNA. Quindi è un modo per tagliare il DNA e diciamo sistemare il DNA che ha delle modifiche che possono dare adito a patologie di vario tipo. La nostra terapia che utilizza la tecnologia CRISP, come dicevo prima, è una terapia che si focalizza su due malattie principali. La prima è la cosiddetta anemia falciforme, o sickle cell disease in inglese, e la seconda è una patologia molto importante in Italia, che è la beta-talassemia. La beta-talassemia è una patologia tipica delle zone mediterranee, infatti viene chiamata anche anemia mediterranea in modo molto più corrente, in cui l'Italia ha il numero di pazienti più alto al mondo. E quindi è una patologia tipicamente italiana, a cui noi siamo particolarmente sensibili, chiaramente, e questa nuova terapia sviluppata aiuta proprio a migliorare la qualità di vita di questi pazienti. Adesso non voglio entrare nello specifico, nel meccanismo, però questi sono pazienti che hanno una qualità di vita molto diminuita e quindi la nostra terapia migliora la loro qualità di vita in modo significativo. Quindi la discussione di oggi è focalizzata principalmente a capire meglio questi tipi di terapie, ce ne sono tante, entro il 2030 ne arriveranno tutta una serie e questo è molto importante, e capire anche come il sistema italiano sanitario può assorbire queste nuove patologie e come possiamo rendere disponibili, magari in tempi molto rapidi, alla popolazione italiana. Ad oggi sono 25 i prodotti medicinali di terapia avanzata approvati in Europa, 10 hanno ricevuto rimborsabilità da parte dell'AIFA. Si stima che entro il 2030 però potrebbero essere lanciate fino a 60 nuove terapie cellulari e geniche che potrebbero trattare circa 350.000 pazienti. Le terapie avanzate stanno cambiando la storia naturale di numerose patologie. Basti pensare, come esempio paradigmatico, all'uso delle cellule del sistema immunitario di un paziente reindirizzate sul bersaglio tumorale, le cosiddette cellule CAR-T, nel trattamento di ormai un cospicuo numero di pazienti affetti da emopatie maligne, cioè da tumori del sangue. Ma le terapie avanzate sono anche di straordinaria rilevanza e prospettiva per la cura di malattie ereditarie e possono essere declinate o come approcci di terapia genica classica, cioè l'addizione di una o più copie del gene difettivo nelle cellule proprie, le cellule staminali di un soggetto malato, o come approcci di genome editing, cioè dire si va di nuovo ad agire sulle cellule staminali di un malato per far sì che vengano a essere interrotti quei meccanismi che portano allo sviluppo di una determinata patologia. Per esempio, nel nostro paese è molto diffusa la talassemia, e oggi attraverso gli approcci di genome editing è possibile riattivare la sintesi dell'emoglobina fetale
e rendere la stragrande maggioranza dei pazienti, come si evince dai dati delle sperimentazioni finora condotte, indipendenti dal bisogno di trasfusioni. E questo evidentemente è uno straordinario successo per i malati e per le loro famiglie. Professore, quindi la ricerca va avanti, saremo investiti da uno tsunami di 60 terapie avanzate fin da qui al 2030. Voi clinici siete in prima linea per applicarle e così andare a curare i pazienti e i loro unmet needs. Come può il Sistema Sanitario Nazionale prepararsi a questo tsunami? Compito dei clinici è quello di sfruttare queste opportunità, sia contribuendo a quelle che sono le sperimentazioni internazionali che vengono a essere sviluppate dall'industria, sia sviluppando all'interno delle istituzioni accademiche dei progetti che sono mirati esattamente a rendere questi approcci applicabili a un numero sempre maggiore di malati e a un numero sempre più alto di differenti patologie. Durante l'incontro è stata ribadita l'attenzione dell'agenda politica italiana al tema delle terapie avanzate. Agenda, io mi auguro che si faccia prima possibile, perché siamo a dei livelli di condivisione molto alti. Vedo anche che sul piano politico c'è trasversalità di tutte le forze politiche nella volontà di considerare un diritto universale le terapie avanzate. E di conseguenza, se è un diritto universale, dobbiamo procedere subito, inevitabilmente, nella garanzia che sia sperimentale, sia realmente utile. Questo attrae investimenti, favorisce l'investimento nella ricerca e, io dico, anche costruisce lavoro e nuova crescita economica indispensabile in questo paese, perché il brand salute non può essere solo un costo, ma è un investimento anch'esso per generare lavoro, crescita e futuro per il nostro paese.